Mamma, veramente ti piace? Sì. Porco. Guarda quanto ne hai da mangiare. Ciao, sono Vegan e bentornati sul canale. Rieccoci qui con Mamma Rita per la giornata di venerdì della settimana veg. Allora, oggi facciamo colazione. Mamma Rita si fa un bel frullato. Sì. Buonissimo. Io faccio, visto? Sono una persona di parola d'onore. Non faccio nello yogurt, nel porridge, a proposito di yogurt, però il pettegolezzo. Caspita. È tornato da me la mia fetta di Liguria, l'alpro al cocco, se vi ricordate era il mio preferito di yogurt al cocco, poi è sparito, adesso è tornato. Adesso lo intervisterò per sapere cosa gli è successo, però appunto non farò la mia solita colazione perché ve l'avevo promesso, ho fatto il pudding con i semi di chia, che è una colazione che diceva mia mamma che anni fa facevo sempre, né, sì, durante un'estate, avevamo trovato una signora che vendeva i mirtilli sfusi freschi del suo orto, sì, sì. Io mi facevo sempre chia pudding con i mirtilli, non ho trovato questa signora, quindi ho preso le more da mangiare insieme al chia pudding, non sono neanche riuscita a trovare la mia ricetta storica per farlo, sono andata un po' così, ho cercato online, comunque poi vi facciamo vedere come l'ho fatto, con 125 ml di latte vegetale e poi 15-20 g di semi di chia. Si è addensato ma non come doveva, quindi poi oggi con calma mi cerco la ricetta veramente giusta, così domani lo facciamo bene. Quindi mamma, tu invece cos'è che vai a farti? Io faccio un frullato veganizzato, diciamo, appunto, quindi invece di usare il latte di mucca che è dei vitelli uso il latte al cocco, questo qui è quello preferito, poi una banana, il cacao in polvere e un po' di fiocchi di avena integrali. Ok. Frullo tutto e voilà. Perfetto, allora vi facciamo vedere come facciamo entrambe le cose. Questo non l'ho fatto adesso perché va lasciato riposare una notte in frigo, quindi l'ho fatto ieri sera, l'ho ripreso così lo potete vedere. Oh, poverina questa, cosa gli è successo? Niente, rossa, è un po' rossa. E basta, poi noi ci vediamo dopo a pranzo con una torta salata che deve essere veramente una bomba. Sì, siamo buona, curiosissimi, buona, buona. Non vediamo l'ora di vedere. Quindi sì, ci vediamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Rieccoci per pranzo, allora madre, raccontaci. Dici. Allora, oggi si fa la torta salata con tofu e erbette. Mm-hmm. Quindi bisogna preparare la pasta matta, si chiama, con semola, acqua, olio extravergine di oliva, semi di sesamo e sale. Ok, naturalmente non vi stiamo a dire tutti i grammi, eccetera, perché tanto trovate sempre il ricettario da scaricare gratuitamente, sempre nel box qui sotto ogni video. Ok. E invece per il ripieno ci vogliono biete erbette, ne abbiamo messo anche gli spinaci, abbiamo fatto metà e metà, tofu, porro, sale, pepe, olio extravergine di oliva e noce moscata, ma noi non la mettiamo perché a mamma Rita non piace. Esatto. E basta, giusto? Sì. Ah, come tofu abbiamo messo sia quello bianco che, visto che ce l'avevamo nel frigo, cioè, pareva brutto poverino lui escluderlo dal gioco, il tofu affumicato con mandorle e sesamo di questa marca qua. Questo tofu qui è squisito, sia questo che quello semplicemente affumicato senza le mandorle dentro, vero mamma? Esatto. Questo è proprio, lo apriamo, io lo mangio anche solo così. Tu l'hai mangiato solo così? Sì, 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 sì. E visto che c'è già il sesamo dentro, appunto lì, non lo mettiamo nel ripieno. Perfetto. Allora, poi si mette in forno per quanto? Te lo ricordi? Boh. No. No. 40 minuti, 180 gradi. 40 minuti, ok. Noi usiamo il forno di Barbie o il forno vero oggi? Di Barbie. Forno di Barbie. Ok, cominciamo. Via.
Bene, allora proviamo la nostra torta salata con l'aiuto di fratellino Claudio. Salve fratellino. Oh. Il vostro assaggiatore di fiducia. Esatto. Allora, è una torta salata con dentro i porri, il tofu, sia affumicato che non affumicato, gli spinaci, le bietole, basta, no? Sì, il porro. Ma il tofu non sostituisce il formaggio? Sì, no. In ogni video devo dire almeno una cosa. Non sono soddisfatto. Non è come la vera tradizione. Vai mamma con la bella cazzolina. Fantastico. Guardate che bello che non si è spantegato niente. Ma questa nel galateo va mangiata con le posate o con le mani? Sì. Chiediamo al nostro genitore di fiducia. Madre, consultate il vostro libro. Io... Ce l'avete un libro? Il vostro libro. Non so se c'è la foto nel... Com'è che è rimasta a lei. Buono il profumo, sembra ricorda la torta verde il profumo, no? Sì. Questo è come doveva venire. Ma cos'è? È rossa. Non so cos'è, cos'è. Perché nella foto, non so se vi siete scaricati il ricettario, resta come rossiccia, non so noi cos'è che abbiamo fatto. No. No, niente di rosso. No, non c'è niente, non è possibile. Vabbè. La cipolla rossa. Cipolla rossa, ma non c'era. No, non c'è, c'è il porro. Il porro rosso. È buono. È sul torta verde. Sì. Allora, noi ci vediamo invece questa sera per un piatto. Sai cosa c'è stasera? No. Allora, c'era il riso venere, ma la mamma, anziché quello venere, come si chiama quello lì? Nerone. Fa, ho preso il riso nerone, ma è uguale perché è nero. Quindi c'è un riso nero che si chiama riso nerone con gli asparagi e le fragole. Me lo godo, voilà. Sono aperto da tutto. Voilà. E cipollotti. Sì, sì. E quindi ci vediamo con quello per concludere il nostro venerdì della settimana veg. Vuoi chiudere tu questa prima parte di video del pranzo? Io? Sì. Diffidate delle vostre madri se vi dicono che è la stessa cosa se cambiano gli ingredienti, perché non è assolutamente vero. È importante essere precisi. Povera madre. Allora ci vediamo questa sera. Bye bye. Bene, rieccoci mamma. Allora per cena mangiamo questo riso con asparagi e fragole. Diciamo sì. Velocemente cosa ci serve. Quindi il riso nero. Come Pippi. Bisogna lessarlo in acqua salata. Questo è già fatto. Sempre la quantità di acqua doppia rispetto a quella del riso. Ok. Poi gli asparagi si puliscono, si toglie la parte bianca, quindi solo le punte verdi. I cipollotti in cui faremo cuocere gli asparagi. E poi le fragole che taglieremo a fettine e aggiungeremo alla fine. Ok, quindi questo è già cotto, giusto, di riso? Sì, adesso io l'ho già cotto. Sì. Perfetto, ok. Quindi poi semplicemente si unisce il tutto. Sì. Questa è una cosa veramente stranissima. Per noi che siamo così dei sempliciotti. Poi probabilmente... Ciao, ciao Pippi! Ciao! Claudio è curiosissimo, di provarlo. Sì, bene, sì. Allora ci mettiamo all'opera e poi proviamo questo riso. Andiamo. Vai. Allora, buona cena. Vabbè, a me personalissimamente, per il mio gusto, mi piace. A me sembrano di quelle cose, con tutto il rispetto per Betty Taglietti che ha fatto la ricetta, sembrano di quelle cose, sai quando tipo ti sbagli, che magari ti capita la roba dentro al riso, dice mi sono capito le fragole, ormai me lo mangio. A me invece piace. Ci sta, A me piace. Mi sono cadute le fragole. Sai come in Friends, quando facevano... Quando Rachel faceva la zuppa in inglese. Esatto, bravo. It tastes like feet. Che c'era una puntata di Friends in cui
Rachel si proponeva di fare il dolce, no? Monica cucinava tutto il resto. Monica cucinava tutto il resto e lei si proponeva, diceva, faccio la zuppa inglese. E Rachel non sa. No, così non c'è la mamma. Guarda. E così, ma Rachel non sa cucinare, sai, così faceva tutto Monica tranne la zuppa inglese. Allora lei la fa, c'è tutti questi strati e Joy e Ross dicono, wow, che bello, cosa ci hai messo dentro? E lei dice, non so, crema in pasticcera, panna montata, savoiardi, banane. E poi purtroppo dice stufato di manzo, comunque carne, no? E Joy e Ross dicono, cosa? E lei fa, sì, anch'io l'ho trovato abbastanza bizzarro, però ho pensato, sarà la ricetta, così loro guardano e dicono, no, qui c'è qualcosa che non va alle sue spalle, e vedono che due pagine si sono appiccicate tra zuppa inglese e questa schifezza con gli animali dentro, no? Però non vogliono ferirla, allora lo dicono a tutti gli altri a tavola, dicono, mi raccomando, non ditelo, no? Allora Joy dice, adesso vi insegnerò come recitare per dire che una cosa è buona, strofinatevi lo stomaco. Allora Monica lo prova, resta così, e lei fa com'è, e lei fa mi piace più bene quando Ross poi non sì. Fa fatemela provare, no, se la mangio, fa, no no no. E poi non mi ricordo se comunque ridendo e scherzando l'abbiamo, io l'ho finita, sì, è vero. Comunque a me è piaciuta, okay. E mi piace anche il contrasto rosso, nero, verde, a vedersi, è bello anche. Ok, piace. Bene, finisce allora oggi questa giornata della settimana vegan, noi ci vediamo domani con sabato per il penultimo giorno di questa settimana vegan, noi vi ringraziamo tantissimo per aver seguito il video, speriamo tantissimo che vi sia piaciuto e vi siate divertiti. Il riso macedonio. Il riso macedonio. Grazie tantissimo per aver seguito il video, noi ci vediamo domani, con affetto, ora e per sempre, vegan! Vegan! Mamma, veramente ti piace? Sì. Porco. Guarda quanto ne hai da mangiare.